Voglio lasciarti subito una domanda e poi ti invito a seguire questo video fino alla fine. Dove stai portando la tua attenzione quotidiana? A livello emotivo? Come ti senti? Dove stai investendo le tue emozioni in questo periodo di tempo? Seguimi in questo video. Beh, il più delle volte diamo attenzione a quanto guadagniamo a fine mese, quanto fatturiamo, quanto produciamo quotidianamente e quanti risultati riusciamo a generare nella fine del mese. Ma il più delle volte tutto ciò che facciamo ci rende veramente felici? Tutto quello che facciamo emotivamente ci dà la capacità di andare avanti con più forza, con più energia, con più entusiasmo? Ecco, è una riflessione molto importante che in questo periodo storico è veramente un'attenzione specifica che ci permetterà di fare la differenza in ogni singolo momento della nostra vita. Perché? Perché immagina di avere davanti a te una banca immaginaria virtuale, dove tu ogni giorno metti un gettone delle tue emozioni. Ecco, ogni giorno ho vissuto un certo tipo di emozione. Vai a letto con un pensiero diverso, vai a letto con un'energia diversa, vai a letto con una vibrazione diversa. E guarda caso che magari l'indomani lavorerai meglio, fatturerai di più, inizierai a produrre più risultati. Perché? Perché se tu riesci a generare delle emozioni veramente importanti nella tua vita che sono utili per te, le emozioni le sai tu, quelle che vuoi vivere. Nel mio caso ho degli obiettivi da raggiungere, ma quegli obiettivi mi danno delle emozioni. Quelle visioni, nel medio e lungo termine, mi danno delle emozioni. Ed è per questo che genero nella mia vita determinati cambiamenti e aiuto tantissime persone a creare dei cambiamenti nei quali vogliono trovare delle nuove opportunità. Ma che siano delle opportunità legate non semplicemente al successo personale legato alla ricchezza, ma nel fare veramente nella propria vita un capolavoro collegato alle emozioni che vogliono vivere. È lì che succede veramente il miracolo, è lì che veramente succede il cambiamento che cerchiamo nella nostra vita. Quindi, oggi, dove stai portando la tua attenzione? Che emozioni stai vivendo? Quali sono le emozioni che vuoi vivere? Perché quelle emozioni che vuoi vivere ti permetteranno di fare veramente il salto quantico. Quel famoso salto che spesso i fisici quantistici ci insegnano nella quotidianità o i grandi maestri ci aiutano nel raggiungere il proprio successo e nel vivere la propria autenticità. Quindi, oggi scrivi, metti questa data, oggi e da oggi prometto a me stesso di vivere queste emozioni da qui al prossimo mese o entro la fine dell'anno voglio vivere quotidianamente queste emozioni. Perché ti ricordo, non è semplicemente il fatturato che ti permette di sentirti felice. Sì, ti darà quella mano in più, ti darà quel successo in più, ti darà quella stima in più, ti darà magari una camicia in più, un orologio in più, una casa in più. Ma alla fine tutto questo ti rende veramente felice. E se ti rende felice, quali sono le emozioni che ti permette di vivere la tua vita in questo percorso che stai facendo? Perché se tu quotidianamente pensi quali sono le emozioni che voglio vivere, quali sono le emozioni che voglio generare nella mia vita e nelle persone che sono intorno a me, come potrebbe essere la tua vita? Pensiamoci, pensiamoci. Mancano un po' di mesi alla fine dell'anno e riflettiamo, entro la fine dell'anno, quali sono le emozioni che voglio generare? Ed è per questo che molti corsi che tengo, e nello specifico anche il corso Talent Lab Adventure alle Canarie, è una settimana ricca, intensa di emozioni. Ora, non ti voglio dire di iscriverti a quel corso, potresti fare qualsiasi tipo di viaggio, potresti fare qualsiasi tipo di percorso nella tua vita, ma se senti il desiderio di fare un salto veramente importante nella tua vita, allora oggi è arrivato il momento nel portare l'attenzione alle tue emozioni. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!